Benvenuti da parte dei Guzzini al Museo della Scienza e della Tecnica. Questo è il secondo degli incontri nei quali si sono voluti affrontare e si vogliono affrontare tre temi sostanziali, che sono la luce, l'energia, la complessità del sociale. Diciamo tre temi interconnessi che sono di grande attualità. Siamo qua con il secondo incontro di oggi, e il cui titolo è L'immagine della città, la valorizzazione degli spazi pubblici nello sviluppo della strategia di socializzazione e di comunicazione urbana. Per prima cosa io passerei la parola al presidente Adolfo Guzzini, che fa un suo saluto, e poi vi introduco agli ospiti. Grazie. Grazie a te, grazie a voi tutti di essere qua. È senz'altro un piacere diciamo portare avanti queste tematiche, che sono, sapete perfettamente, nel nostro DNA da quando l'azienda ha iniziato a parlare di illuminazione architetturale. E questa sala poi mi ricorda il primo incontro che abbiamo avuto con il professor Luigi Manzoni nel fare una manifestazione nella quale presentavamo installazioni con il tema Capire la luce, 1977. Proprio perché eravamo agli albori di quella che era una cultura di illuminazione degli spazi. Degli spazi all'epoca parlavamo della luce in generale, ma ovviamente io dico che il tema rimane sempre lo stesso, con una differenza, che da allora ad oggi la tecnologia, la società, i sistemi paese e la globalizzazione sociale, culturale ed economica chiaramente ha cambiato lo scenario complessivo nel quale eravamo abituati a vivere. Forse noi italiani l'abbiamo capito troppo tardi, noi continuiamo ancora a giocare su certe tematiche, ma soprattutto a giocare, qualcuno gioca ancora su certe tematiche, e questo chiaramente non fa bene al paese, non fa bene alla società e tantomeno alla crescita economica. Non c'è crescita economica se non c'è anche la crescita sociale, pertanto ormai questo rapporto è un rapporto molto stretto e indispensabile. Il mio, che deve essere un saluto, rimane tale, non è una relazione, ma chiaramente dicevo, se negli ultimi anni, negli ultimi decenni c'è stata una rivoluzione e stiamo ancora ad assistere nel settore della illuminazione degli spazi a una rivoluzione totale, passando dalle lampade tradizionali, anche le più innovative, che erano le lampade a chiuduri metallici, le lampade a scarica, ai LED, chiaramente questo dà una grande opportunità alle imprese italiane, alla società italiana, perché oggi, già a pochi anni da quando abbiamo iniziato a sviluppare prodotti a LED per l'illuminazione come segnaletica all'esterno, si è passati poi a illuminazione sempre per esterni, per diciamo le scenografie, fino ad arrivare oggi ad un'efficienza luminosa e a una qualità della luce che ci consente veramente di poter dire che si è in grado di sostituire la qualità delle diverse fonti luminose, che va dall'alogena agli aiuturi metallici con 6.000 gradi Kelvin. Che cosa può portare questo? Questo ha portato un grandissimo investimento da parte delle industrie, perché abbiamo dovuto cambiare tutte le piattaforme produttive e i processi produttivi, allungando la catena del supply chain e pertanto delle collaborazioni sempre più strette per lo sviluppo di questi nuovi componenti, e ha questo creato, oltre a questa complessità di tecnologia, di evoluzione tecnologica, una grande complessità nella gestione poi dei codici che compongono la collezione. Giusto per informazione, prima avevamo un codice di prodotto finito che era un codice e risolveva i problemi di tutta la parte fotocromatica delle fonti luminose, delle potenze delle diverse lampade. Oggi per ognuna di quelle che erano le gradazioni Kelvin e le potenze, chiaramente dobbiamo avere piattaforme differenziate. Pertanto i magazzini sono gonfiati porosamente in questo periodo di transizione, non potendo cancellare i vecchi prodotti, chiaramente dobbiamo immettere questi nuovi. Oggi già i LED, ve lo dico molto apertamente, rappresentano il 30% del nostro fatturato, ricordando che noi esportiamo il 70% nel mondo la nostra produzione. E sempre più i LED, come avete visto anche qua, consente delle soluzioni estremamente innovative
con comfort visivo, con qualità e quantità di luce assolutamente performante, eccezionale. Pertanto dobbiamo solo non prendere coscienza, ricordare che viviamo nel common ground, come si dice, come abbiamo detto, si dice alla Biennale d'Architettura di Venezia, e pertanto quest'area comune, questa di cui la città è l'elemento essenziale, ma non solo, deve essere in qualche modo reinterpretata, riprogettata per consentire una migliore qualità della vita a tutti coloro che ci vivono e soprattutto a coloro anche che vengono con molto piacere a visitare i nostri territori, ricordando la quantità e la qualità dell'architettura che noi abbiamo e pertanto l'attrazione che possiamo avere nei confronti dello sviluppo economico, turistico e sociale, pertanto generale. Questo, diciamo, è un augurio, un'apertura, una considerazione o una radiografia che abbiamo fatto velocemente. Cercheranno i nostri relatori a approfondire questi temi e a dare a ognuno la propria versione. Pertanto passo la parola alla nostra coordinatrice. Grazie. Che sono già microfonata, le lascio il gelato. Grazie mille. Allora, vedete qui abbiamo tre ospiti. Il quarto, che è Giancarlo Basili, che è uno scenografo e lavora da tanti anni con i migliori registi italiani, da Bellocchio a Moretti, eccetera. È rimasto bloccato a Cinecittà sulle riprese di un film e non è riuscito a mollare il colpo e a raggiungerci. E quindi io ne approfitto, 5 minuti, ma allargo un attimino. Avevo previsto di lasciar parlare solo i nostri ospiti, che poi vi presento uno per uno, con quello che io chiamo il bollettino del buon umore, cioè mi aggancio a, secondo me bisogna godere di alcune cose che accadono, al di là della crisi, accadono non solo opportunità ma cose belle concrete. Allora, Guzzini ha illuminato il padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Common ground, io mi aggancio a quello che diceva Adolfo Guzzini, è stata un'esperienza bella. Io ho fatto un giro per architettura umanitaria, diciamo, quindi per architetti che lavorano per i rifugiati dalle guerre piuttosto che post tsunami, eccetera, e devo dire che consiglio a tutti quanti di farci un giro. In particolare mi ero annotata quello che Luca Zevi, che ha curato il padiglione Italia, ha affermato nella presentazione del lavoro, e dice: negli ultimi 15 anni alcune imprese italiane, caratterizzate da una tipologia olivettiana, quanto a dimensioni e produzione specializzata, hanno scelto di costruire i propri stabilimenti e i propri centri direzionali secondo un progetto architettonico d'eccellenza. Sono nate così strutture attente alla poetica dei luoghi e degli oggetti, alla vita delle persone, alla sensibilità ambientale. Il fare impresa virtuoso anche nell'immaginazione dei luoghi di produzione e commercializzazione sta contribuendo a creare nuovi paesaggi. Quindi questa era una nota che vi portavo. La seconda, poi passo la parola e poi ogni tanto magari infilo un'altra pillola. Una notizia da segnalare che ci arriva dalla recente delibera del governo per la difesa del paesaggio. Io voglio dire, vorrei un applauso su questa cosa, perché è un decreto che pone finalmente un limite all'avanzata del cemento e protegge l'agricoltura e quindi i terreni agricoli che avvolgono, che abbracciano e tutelano le nostre città. Pensiamo che Milano è il secondo comune agricolo d'Italia, il primo è Roma, Milano è il secondo, come produzione agricola. Il Parco Sud e il Parco Nord vanno tutelati, sono un'assoluta delizia. Il Festival della Biodiversità che si è appena aperto al Parco Nord, vi invito ad andare, ci sono dei lavori eccellenti presentati da gruppi, associazioni, università. La NABA ha fatto delle installazioni veramente piacevoli e poetiche da vedere. Ogni giorno da anni, dati ISPRA, vengono cementati 100 ettari di terreni naturali, cioè 10 metri quadrati al secondo. Quindi è con sollievo che accolgo questo decreto. Passo la parola al primo dei nostri ospiti, Fulvio Irace, critico e storico dell'architettura alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Grazie. Sì, allora, visto che è stata citata due volte la Biennale Common Ground e che verrà ricordata poi dall'intervento di Pino Musi, che con me ha lavorato a una installazione che abbiamo fatto nel padiglione centrale, che è dedicata un po' a Milano ma in generale alla città, e si chiama Face City, ma di questo vi parlerà lui. Sì. Allora, volevo ricordare alle persone più anziane come me che
È molto, diciamo, interessante fare questa riflessione. Nel 2000 ci fu un'edizione della Biennale forse altrettanto memorabile di quella che è ancora in mostra adesso a Venezia, è una delle poche dirette da un italiano, che era Massimiliano Fuxas. Si chiamava Less Aesthetics, More Ethics, quindi poneva, sì, diciamo, anche questo un problema di etica della progettazione. E quindi siamo nell'anno 2000, la cosa più forte di questa Biennale era una grande installazione che accoglieva i visitatori alle corderie. Nel buio di questo grande tunnel del 1500 c'era una costruzione enorme che Fuxas aveva chiamato il muro mediatico, perché in sostanza questa Biennale raccoglieva, diciamo, degli spunti e celebrava e rilanciava un tema che in questi ultimi 20 anni, diciamo, ha dominato la nostra vita, la nostra cultura, anche i nostri comportamenti, che era il cosiddetto digitale. Questa tematica del digitale è ovviamente, diciamo, una tematica che è assolutamente strutturale, diciamo, nella maniera contemporanea di vivere, ma la cosa interessante è che, diciamo, dopo circa 20 anni e più di una sorta di euforia continua in cui noi abbiamo immaginato la Second Life, abbiamo immaginato gli avatar, abbiamo immaginato le chat, le amicizie virtuali, eccetera, e in un certo senso siamo costretti dalla situazione attuale, ma questo è un dato positivo, a riflettere, diciamo, in una maniera molto più pacata e costruttiva anche sui limiti, diciamo, di questa cultura. I limiti di questa cultura che si è accompagnata, diciamo, ed è stata sostenuta dalla cultura di quella che qualcuno ha chiamato il turbocapitalismo finanziario, che per esempio, diciamo, per 30 anni circa ci ha fatto credere che l'economia passasse solo per la borsa, ma che in sostanza, diciamo, eravamo in un'epoca di post-industrializzazione totale, per cui l'industria non esisteva più, ma, diciamo, tutto era soltanto comunicazione, intermediazione, il denaro stesso, diciamo, è il simbolo più evidente con la plastic card della virtualità, no? Quindi denaro non è più qualcosa che si tocca, ma è qualcosa che vagamente, diciamo, si comunica attraverso i computer. Ecco, noi adesso siamo in una situazione, e questa Biennale la fotografa molto bene, di persone che si stanno risollevando da questa sbornia e hanno capito che questa cultura del digitale, diciamo, è stata molto importante, ma ha causato anche molti danni e evidenzia adesso, diciamo, dei limiti molto vistosi. Un primo limite, per esempio, ci siamo accorti che, fenomeno anche questo recentissimo, gli indignados. Gli indignados, oppure i vari movimenti Occupy Wall Street o quello che volete, oppure la rivolta islamica, la primavera islamica che ha colpito, diciamo, la nostra immaginazione, la nostra sensibilità sociale e politica, come mai queste persone hanno dovuto riscoprire un luogo fisico per manifestare? Sì, è vero che hanno comunicato con i telefonini, hanno twittato, ma, diciamo, hanno mandato delle notizie, ma in sostanza per ritrovare una identità, per ritrovare l'incisività di un'azione politica di cambiamento, hanno dovuto riscoprire un luogo fisico che sembrava obsoleto, la città. Quindi noi siamo adesso in un momento molto delicato, ma anche molto euforico in un certo senso, perché ci siamo resi conto che la virtualità va bene, ma che questa virtualità ha un limite, diciamo, strutturale nella comunicazione, nel rapporto sociale, ma anche in quella che oggi si chiama la cultura della sostenibilità, e che la città, la riscoperta della città, dell'insieme dei suoi luoghi fisici, delle sue strade, delle sue piazze, dei suoi edifici, per quello che noi abbiamo fatto vedere queste facciate di Milano come se fossero stati dei manifesti comunicativi di una maniera di vivere, sono tornate, diciamo, ad occupare la scena in maniera globale. Richiamano la nostra attenzione, sono tornate finalmente nell'agenda politica del governo, che è stato ricordato prima, ma anche, cosa ancora più importante, delle amministrazioni. Si è riscoperto, per esempio, diciamo, il luogo fisico dell'agricoltura, cioè la campagna. Abbiamo scoperto che
per produrre, diciamo, i prodotti che troviamo nel supermercato, in realtà c'è bisogno di un luogo fisico dove questi prodotti crescano. Si è scoperto il valore delle biodiversità, quello che rende così prezioso per esempio la cultura agricola del nostro paese rispetto alle monoculture di tanti altri paesi, diciamo, del mondo, ma anche del resto d'Europa. Insomma, abbiamo riscoperto che l'Italia è in una posizione, potenzialmente ovviamente, è in una posizione, diciamo, centralissima per poter insegnare a se stessa innanzitutto, ma poi al resto del mondo, il valore appunto della differenza, della moltiplicazione e della non omologazione. Quindi questo è un dato, diciamo, assolutamente fondamentale da cui partire. Nella stessa diciamo, politica della nuova giunta milanese, diciamo, dell'amministrazione milanese, ma questo vale anche per tantissime altre città d'Italia e vale anche per tantissime altre città del mondo. Pensate che per esempio New York, ecco, chi avrebbe mai immaginato che Times Square potesse essere pedonalizzata? Fa un effetto anche un po' surreale vedere questo filo sottile di macchine che passa e al centro un piccolo spiccio con le persone sulle sdraio, lì dove eravamo abituati, diciamo, a quel caos tumultuante che ci ricordava, no, la città elettrica per eccellenza. Ma comunque la pedonalizzazione, per esempio la chiusura al traffico o la selezione al traffico di grandi o piccole e medie zone della città, è ormai, come dire, un luogo quasi comune, che è difficile, ancora incontra, diciamo, notevoli ostacoli, ma come si vede anche dal referendum, per esempio, fatto da Mannheimer sull'area C di Milano, alla fine, diciamo, insistendo su questo, si capisce che la comunità si ritrova, diciamo, in certi valori che prima appartenevano, cioè, potevamo ritrovare ancora intatti, diciamo, nella bella, bellissima provincia italiana, e che poi anche la provincia li ha un po' dimenticati, ma adesso, diciamo, mi pare che li stia riscoprendo. Certamente all'interno di questa riscoperta ci sono innanzitutto le esigenze e le richieste di una vita, di una sostenibilità della vita quotidiana legata all'inquinamento dell'aria, al traffico, ai trasporti, alla convivialità, assolutamente, diciamo, legittimi da parte delle cittadinanze. Poi ci sono ovviamente anche dei fattori che anche qui a Milano, considerata sempre nell'immaginario collettivo come la città industriale per eccellenza, cioè Roma è la città d'arte, Firenze è la città d'arte, Venezia è la città d'arte, Milano si va per lavoro. Improvvisamente, diciamo, da qualche decennio si comincia a diffondere l'idea che anche questa città è una città bella. Finalmente la gente comincia a capire che Milano è una città bella, che è stata molto trascurata, è stata molto, come dire, maltrattata anche dalle sue amministrazioni e forse anche dai suoi cittadini, ma invece ha una sua intrinseca e sostanziale bellezza che affascina turisti. Quindi, diciamo, c'è un incremento anche del turismo. E quindi la città in un certo senso si ritrova come luogo centrale anche di una produzione che è una produzione a rete, non è più, diciamo, la produzione legata all'idea dei grandi hub commerciali, dei centri commerciali fuori la città, eccetera, ma legata alla rete di un tessuto che si alimenta, diciamo, in maniera articolata proprio della sua diversità. L'abbiamo visto anche, diciamo, nelle manifestazioni che sempre più spesso le amministrazioni, non solo a Milano, promuovono, per esempio le settimane della musica, i festival, le notti bianche, dove praticamente sembra che la gente abbia finalmente riscoperto la bellezza di scendere dalle proprie case, magari staccarsi dal computer, staccarsi da internet, eccetera, e comunicare, diciamo, in una maniera tradizionale che non è mai morta, attraverso una comunicazione sensoriale, corporea, eccetera, comunicare in questo scenario che sono le nostre città. Quindi tutto questo per dire che il tema della città è diventato un tema importantissimo anche per i progettisti, nonché per tutto quel settore, diciamo, della industria che affiancheggia e sostiene con la sperimentazione, con l'innovazione, con la produzione di sempre nuove soluzioni, le attività dei progettisti. Ora è evidente che, per ritornare, diciamo, un po' al tema di cui, in cui siamo immersi fisicamente oggi, con questo albero della luce che io ho proprio di fronte e voi avete alle vostre spalle,
che il tema della luce è senz'altro, diciamo, tra i tanti temi immateriali, il tema che ha più una diretta tangenza con il problema della, diciamo, della città, della vivibilità della città. Non soltanto come è stato, diciamo, in maniera molto basica nel passato per quanto riguarda il tema della sicurezza, ma proprio per il tema dell'abbellimento. Nella storia dell'architettura, a partire soprattutto, diciamo, dal Settecento, questo tema dell'abbellimento, quello che i francesi hanno lanciato con il tema dell'embellissement della città, è stato un tema, diciamo, importantissimo, che ha percorso perlomeno 3 secoli, diciamo, di storia dell'architettura attraverso la promozione dei grandi piani urbani. Forse, diciamo, gli ultimi eredi di questa grande stagione sono state le trasformazioni haussmanniane di Parigi o Ring di Vienna, dove il concetto dell'abbellimento è passato, diciamo, da quella visione effimera che era legata alla città come scenario dei movimenti delle corti, arrivavano i principi regnanti, i grandi eventi, a invece lo scenario, diciamo, della borghesia, quindi della vita di tutti i giorni. Poi questo tema è stato, diciamo, inspiegabilmente, o meglio, si può spiegare, ma ovviamente le ragioni sarebbero lunghe, completamente eliso o parzialmente eliso dall'agenda dell'architettura moderna del Novecento, in cui il tema dell'abbellimento è stato guardato in senso negativo, come se fosse soltanto una decorazione cosmetica della città, e si è affermata l'idea, diciamo, che la qualità della vita urbana fosse da concentrarsi, da ricercarsi essenzialmente nella qualità delle prestazioni dei servizi, quindi i trasporti, la dislocazione delle industrie, diciamo, il verde considerato in senso astratto come un verde generico, come un grande prato, e credo che questo, diciamo, abbia molto influito sulla disaffezione che anche il pubblico ha manifestato in maniera costante o soltanto tollerandolo verso il cosiddetto progetto moderno. Ecco, noi oggi siamo in una fase di rimeditazione di questa idea, cioè abbiamo capito che, diciamo, la politica, come dire, sociale dell'architettura, il diritto della casa per tutti, dei servizi per tutti, non elide la ricerca della bellezza, ma che anzi, diciamo, forse il diritto alla bellezza è uno dei diritti nuovi, quello che, insomma, nella Costituzione americana si chiama il diritto alla felicità, ecco, può essere considerato, diciamo, come uno dei cardini essenziali delle richieste che i cittadini pongono, diciamo, ai propri governanti come un compito assolutamente inderogabile. E, naturalmente, questo è anche favorito da un altro discorso importante che prima in maniera epidermica, poi in maniera sempre più tumultuosa si è affacciato, diciamo, nella cultura politica e progettuale di tutto quanto il mondo occidentale e non solo, che è quello della sostenibilità. Ora, cosa c'è di più sostenibile, per esempio, del traffico attraverso mezzi pubblici e il traffico pedonale rispetto, diciamo, all'inquinamento prodotto dalle automobili? Abbiamo riscoperto, per esempio, la produzione a chilometro zero, che ci ha costretto, per esempio, le grandi catene di supermercati a ripensare la loro strategia di comunicazione. Per esempio, se uno adesso va in uno dei supermercati dell'ultima generazione o anche addirittura negli outlet di ultima generazione, paradossalmente che cosa andiamo? Andiamo in un outlet, per esempio andiamo a Fidenza Village, che innanzitutto si chiama Village e non si chiama Outlet, e troviamo la ricostruzione, e qui sarebbe stato utile Basilli per darci dei consigli, cinematografica di una città della provincia italiana. Cioè troviamo una piccola via Emilia dove non ci sono, non so, la signora Giuseppina, la signora Emilia, ma c'è Dolce Gabbana, c'è Versace, eccetera, però sostanzialmente la veste è quella di un'Italia che noi ritenevamo consegnata agli amarcordi di Fellini, oppure, diciamo, a una nostalgia, come dire, improponibile. Stranamente ci siamo accorti che questo passato che avevamo ripudiato è tornato di grande attualità e che l'Italia, da questo punto di vista, con la sua dislocazione a rete, con la sua, diciamo, distribuzione nelle 100, nelle 1000 città, quindi l'Italia non è Parigi, insomma, la Francia c'ha Parigi e poi non voglio dire il deserto, ma fra Marsiglia o Lione, insomma, c'è abbastanza un deserto. Qui siamo a Milano, in un'ora siamo a Torino, siamo a Venezia, siamo a Firenze, tanto per dare un'idea
della affascinante, diciamo, complessità di questo modello, e noi credo che su questo modello dobbiamo agire, perché questo è il modello vincente. Allora, in che senso le tecnologie sono un aiuto straordinario? Sono un aiuto straordinario perché certamente noi non possiamo pensare, diciamo, un uso della città come quello dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, perché ovviamente, diciamo, i desideri, le aspirazioni, l'immaginario anche delle comunità sono cambiate e le città devono aggiornarsi. E la storia dell'architettura ce l'ha insegnata anche questo. Quanti nelle nostre città abbiamo visto sempre che edifici gotici sono stati trasformati in una veste rinascimentale, poi è venuto il barocco, li hanno aggiunto, come dire, degli elementi barocchi. Quindi questa idea del cambiamento, della stratificazione, dell'aggiornamento del gusto è stato sempre presente. Oggi noi possiamo con le tecnologie diciamo, fare qualcosa di più per queste città che diventano smart, che diventano intelligenti, perché queste tecnologie, soprattutto la luce, tecnologie impalpabili che hanno, diciamo, un impatto, come dire, molto soft, molto limitato, non invasivo, ci aiutano, diciamo, a configurare in una maniera riversibile anche il patrimonio storico, perché la luce non cambia niente. Abbiamo visto per esempio addirittura questi esperimenti di luce che sono stati fatti in su diversi monumenti, anche a Salamanca, la cattedrale di Amiens, per esempio, fa un festival delle luci, dove in una maniera molto intelligente vengono proiettate, per esempio, sulla facciata, diciamo, delle luci che corrispondono ai colori che effettivamente quelle statue gotiche avevano. Questi colori si sono persi, la policromia si è persa. Allora si fanno degli esperimenti di ricostruzione storica attraverso un mezzo non invasivo che adesso io ovviamente, diciamo, farò inorridire Guzzini e tutti quanti voi che siete tecnici della luce, perché parlo della luce in generale, ma ovviamente, diciamo, c'è luce e luce, come poterlo ottenere, ma comunque mi avete capito. Quindi la luce è tornata ad essere un tema, uno strumento, diciamo, che i progettisti usano per plasmare lo spazio, senza che questo spazio abbia danni irreversibili. D'altra parte, visto che siamo a Milano, mi piace ricordare uno dei maestri dell'architettura milanese, italiana, internazionale, che io amo, diciamo, in assoluto di più, Gio Ponti. Negli anni 50 Ponti pubblica sulle pagine di Domus una serie, diciamo, di interventi, una serie di articoli che partono dalla propria casa che si era costruita in via d'Ezio, dove è andato ad abitare l'ultima casa della sua vita, dicendo che siamo nella civiltà della luce. La civiltà della luce, lui addirittura immagina la luce come uno dei grandi agenti della trasformazione dell'umanità. Si è passato, dice, dall'età del ferro, della pietra, del ferro, del bronzo, siamo arrivati, diciamo, all'età della luce. Quindi dice che con una metafora molto bella, che il progresso della civilizzazione si misura nel passaggio dal materiale all'immateriale, quindi nella smaterializzazione, e che questo fattore della luce, che è tecnico ma è soprattutto psicologico e simbolico, è un fattore che ha cambiato la natura stessa dell'atto progettuale, e che un progettista d'ora in poi dovrà progettare i suoi edifici in una doppia versione, pensando a una sua duplice interpretazione, di giorno e di notte. Cioè, un edificio di giorno presenta i volumi, un edificio di notte illuminato dall'interno attraverso, diciamo, il disegno delle aperture, delle facciate in una maniera molto particolare, proietta dall'interno verso l'esterno delle sagome fantastiche, e Ponti immagina, diciamo, la trasformazione delle future città come delle città fatte di luce. E d'altra parte il grande architetto romano Luigi Moretti, che andò a visitarlo nella sua casa di via d'Ezio poco prima che Ponti morisse, disse: l'ho trovato totalmente invaso di luce, quasi fosse diventato, diciamo, una figura mistica lui stesso per questa sua insistenza sul concetto della luce. Allora io credo che noi dovremmo riflettere anche come progettisti in maniera molto seria, molto approfondita, ma anche, diciamo, appoggiandoci in maniera totale alle sperimentazioni che evidentemente, diciamo, industrie come quelle della Guzzini possono garantire, possono consentire, magari in una rete anche con le istituzioni universitarie, penso anche al Politecnico di Milano, alla Scuola di Design, che
da anni dedica, diciamo, una importanza strategica a questo tema del light design, bisogna, diciamo, approfondire sempre di più questo tema, perché ritengo che questo sistema, diciamo, di progettare o riprogettare o ridisegnare le città sia un sistema assolutamente fondamentale, che ovviamente va affrontato in un'ottica che non è soltanto l'ottica tecnica, perché noi abbiamo avuto anche esperimenti di illuminazione di monumenti, forse chi è di Milano ricorderà la polemica di qualche anno fa sui vari tentativi di illuminazione del Castello Sforzesco, che assomigliava sempre di più a una torta multistrato. E, cioè, voglio dire, questo deve essere chiaro, che quando noi parliamo di progettare con la luce non indichiamo semplicemente l'atto di proiettare un faretto magari colorato, diciamo, sul monumento, ma è un problema molto delicato che implica delle competenze storiche, delle competenze estetiche, che cosa si vuole sottolineare di un monumento, cosa si vuole evidenziare di una strada. Quindi implica in un certo senso anche, anzi senza certi sensi, ma direttamente implica una strategia di politica dell'immagine che deve essere assolutamente colta. Quindi questo noi non possiamo permetterci paccianerie, non possiamo permetterci, diciamo, gesti azzardati, ma l'Italia da questo punto di vista deve tornare a essere, diciamo, una scuola. Quindi questa per me è la buona notizia, è quella del calendario, se posso contribuire. Il bollettino. Con il bollettino, esattamente. Grazie mille. Allora, il bollettino continua con il contributo di una donna che si occupa di light design collegata ai fenomeni sociali. Si chiama Nona Schulte-Römer, è una ricercatrice berlinese molto brava, che sostiene che l'illuminazione urbana può oggi fornire risposte a esigenze economiche e ambientali, così come a questioni sociali, e migliorare la bellezza della città. Dal 2000, con un'accelerazione negli ultimi 5 anni, la metà delle città tedesche superiore a 200.000 abitanti, la metà, ha adottato una strategia per l'illuminazione pubblica innovativa. Perché e come è avvenuta questa crescita di interesse da parte degli amministratori e dei politici di queste città? Dice perché in una situazione di mercato globale le città, loro si sono accorti, che devono competere in una sorta di network produttivo translocale, cioè loro hanno due sfide. Da una parte attirare talenti e investimenti economici, non basta la brandizzazione, no? Ma ci vuole una gestione degli spazi fatta in modo tale che le persone non abbandonino le città e non ci sia un'espansione incontrollata delle periferie che poi offusca, mina la forma, l'identità stessa, toglie bellezza e toglie la gioia di vivere alle persone. E quindi c'è in corso questo laboratorio che si chiama Creative City, all'interno del quale la pianificazione della città con le proprie potenzialità è fatto insieme a degli urban light designer. E quindi, insomma, questo è un contributo di questa Nona Schulte-Römer. E passo la parola a Pino Musi, che è un bravo fotografo, è alla Biennale di Venezia con un'installazione molto speciale che riprende le facciate di alcuni degli edifici degli anni 50 e 60 milanesi più eccellenti, che sono poi ripresi in una sorta di meraviglioso libro a ventaglio, a fisarmonica. Faccio vedere tutto, quindi. Lo chiamiamo Leporello. Ecco, il Leporello. Grazie del termine, lui è d'altronde uno storico dell'architettura e del design anche. E quindi adesso lo vedremo raccontato dall'autore Pino Musi. Buonasera. Allora, questo progetto nasce su un input appunto di Rache, che in qualche maniera mi ha proposto come suggestione questo tema di rileggere, di riscrivere in qualche modo un pezzo di storia molto importante dell'architettura milanese. L'idea era quello proprio di lavorare sull'immagine della città e su una sorta di attraversamento visionario di queste facciate. Allora mi sono posto il problema di come in qualche maniera riscriverle, perché si trattava di inventare una sorta di progettualità nuova rispetto all'utilizzazione della fotografia.
E l'idea che mi è venuta è stata quella di creare una partitura, come si fa proprio con la musica, dove in qualche modo, anche perché il tema della Biennale era common ground, cioè una forma di condivisione, dove in una struttura molto complessa sul piano del metodo, poi vi racconterò, vi farò vedere, queste facciate tra di loro dialogassero, si contrappuntassero e creassero una sorta di unica facciata visionaria in cui tutti i segni dei vari architetti e delle varie architetture si esplodessero o implodessero. Quindi l'idea era proprio quella di una scommessa, di ricreare proprio una partitura su queste facciate e con queste facciate. Ora io vi faccio vedere un po' tutto il work in progress di questo lavoro, che non è stato insomma una cosa si chiama Face City, la faccia, il volto della città. Sì. Che prende spunto da una frase di Alberto Savinio quando scrisse questo suo bellissimo libro su Milano, Ascolta il tuo cuore città, e c'era questa frase che lui dice che delle facciate delle case c'è scritta la storia degli abitanti. Certo. Quindi allora, diciamo, io ho preso un po' come spunto, perché tra i vari disegni che mi ha fatto vedere Fulvio, uno dei disegni più magici, più insomma assolutamente, era appunto questo qui di, non torna Vico indietro Magistretti, ora, sì. Di Vico Magistretti. E l'idea è stata quella di creare una sorta di scroll, che ora vedete in piccolo qui, poi ora ve lo scompongo, dove le facciate tra di loro, ecco ora, ecco, questo è lo scroll così come è composto, proprio un rotolo, quindi è un rotolo lunghissimo, sono 1 metro per 15, dove queste facciate fra di loro in qualche maniera dialogassero, si contrappuntassero e i segni delle singole facciate in qualche maniera entrassero nelle altre, diventasse un tutt'uno, e dove si potesse scomporre poi questa moltitudine di segni nei vari punti. E ora vi mostrerò praticamente ecco, questa è, come la vedete alla Biennale, chiaramente un frammento, non si riesce a tenere tutti e 15 metri, però ecco, vedete, sembra di stare su una facciata ideale di una strada, dove ti scorrono davanti tutte quelle che sono le possibilità di un disegno virtuoso della facciata. Scusiamo ancora, ecco, queste sono una a uno le immagini, sono tessiture. Chiaramente la complessità era quello in qualche modo di rendere l'estrema pulizia e complessità del disegno e nello stesso tempo diciamo la complessità del metodo fotografico. Io ho lavorato digitalmente, però non ho fatto lavoro di maquillage, che è una parola orribile, ma ho fatto lavoro un po' idealizzato, cioè come in sostanza io avrei voluto vedere nella città realmente queste facciate, senza i danni subiti dal tempo, senza le angherie, senza le forme di disattenzione. E quindi diciamo l'intervento che io ho fatto sottilmente di restauro, di ripulitura, che poi non è visibile, salvo in realtà è sempre molto sottinteso, è servito proprio a far venire fuori il disegno originario, che mi permettesse poi di creare la partitura, cioè di creare in qualche maniera attraverso un'estrema pulizia delle facciate, e vedete i giochi di simmetrie e di asimmetrie, perché era interessantissimo, perché qui per esempio tutto questo doppio gioco di riflessi fra la parte alta e la parte bassa che scompone la facciata. Insomma, mi sembrava interessante anche in qualche modo, ecco, giocare su questi contrappunti all'interno delle singole facciate. Dove poi è stato difficile il lavoro? È stato difficile il lavoro nei punti di giunzione, perché ecco, queste sono ancora le singole. Ogni è stato un lavoro di mesi e mesi, perché ripulire e trovare i punti, anche la distanza, cioè proprio il dove mettersi, il dove inquadrare, dove il fotografo doveva stare, è stato un lavoro molto complesso. C'è un lavoro sulle distanze, in modo che poi unendole fra di loro non si creassero degli effetti di zoom. Ora vi faccio vedere, ecco, questi invece sono zoomando e entrando nei raccordi della partitura. Vedete la cosa strambissima, perché ogni raccordo è stato studiato, per cui ora se vedete sembra che anche qui sia un'unica facciata, qui sono tutti i raccordi fra le varie immagini e si creano delle sorte di raccordi visionari che però fra di loro hanno un senso,
Cioè tu capisci veramente come il tema del common ground, della condivisione fra di loro era davvero molto forte. Cioè, vedete queste, sono due facciate, una di Asnago e Vendere, un pezzo di Caccia Dominioni, e hanno una, ecco, queste due facciate invece di ponti, no, addirittura quasi non riconosci i punti di giunzione. Ecco, questo è Latis e Zanusso, anche qui. Quindi ecco, lavorare proprio sulla complessità dei raccordi, in modo che poi giuntandoli tutti insieme formassero questo lungo scroll che diventa una sorta di omaggio visionario agli architetti e alle architetture di quegli anni. Ecco, questo è stato il lavoro, io poi parlo poco, ve l'ho voluto far insomma, condividere anche a voi. Ecco, vedete questi pezzi, per esempio, questi sono sempre gli stessi, lì è Ponti e lì è... facciata, mi ricordo chi è la parli poco ma fotografi molto, dice giustamente Gianni Drisaldi, che intanto ne approfitto, vi presento anche Gianni Drisaldi, visto che è qua con noi, che è un progettista ed è presidente della IDI, cioè l'Associazione Italiana di Illuminazione, che è la più antica, è nata nel 1959. Io vorrei chiedere a Drisaldi, che è un progettista della luce, se Ponti, Albini, Caccia Dominioni avessero avuto gli stessi strumenti di illuminazione che abbiamo oggi. Perché io ho visto l'altro giorno, l'architetto Malatesta ci ha proiettato le immagini di questo edificio di Armani in Manzoni, che ha illuminato la Guzzini, con un consumo ridotto, cioè tutta la facciata praticamente declinata con queste luci intorno alle finestre, intorno alle porte, ogni singolo dettaglio architettonico viene fuori, 50 kW, tutto l'edificio, oddio come 5? 5 kW, svengo, 5 kW, ma 3 kW ce l'ha una casa che non ha neanche l'aria condizionata, 5 kW tutta quella facciata, ecco, allora, 5 kW tutta quella facciata, se Ponti, Albini, Caccia Dominioni, Zanuso avessero avuto queste performance illuminanti, cosa avrebbero potuto fare di queste facciate meravigliose che Musi ha fotografato? Prima di tutto ti volevo dire che Musi, poi faccio i complimenti, parla poco ma fotografa molto. Bravo! E fotografa bene. 5 ma kilo. Oggi il problema, sicuramente avrebbero fatto molto di più, avrebbero fatto un qualcosa di diverso, perché avrebbero pensato a queste strutture la sera, la notte, come potevano essere messe in evidenza la notte. Diciamo che oggi c'è un vantaggio notevole e che ci sarà sempre di più nel tempo futuro, che le tecnologie permetteranno di illuminare meglio e consumare di meno. Certo. E soprattutto la possibilità di utilizzare il LED, che ha la caratteristica di essere prima di tutto customizzabile, cioè praticamente si può adattare alla cosa che deve essere illuminata, quindi è più facile mettere in evidenza in aderenza, diciamo, stesso alla struttura, mettere in evidenza le lesene, i tratti particolari delle strutture. Quindi questo sicuramente è un vantaggio che una volta non c'era, quindi una volta si pensava a illuminare semplicemente, diciamo, un po' come si fa in fotografia, con l'illuminazione da due lati e al limite cercando di abbassare le ombre, di ridurre le ombre, però era più che altro una luce che tendeva ad appiattire fondamentalmente. Oggi il LED permette sicuramente di fare delle cose molto più interessanti e soprattutto rispettare molto di più l'architettura, mettere in evidenza quei dettagli con discrezione, perché il vantaggio del LED fondamentalmente è la possibilità di gestione, la possibilità anche di regolazione, la possibilità di avere diverse tonalità di colore, diverse, e quindi oltre ad avere un'ottima resa cromatica, ma comunque avere la possibilità di poter mettere in evidenza degli elementi architettonici, che è un po' quello di cui oggi, proprio alla luce di quello che stavamo dicendo, stiamo un po' tutti cercando. Il tutto naturalmente oltre che con discrezione, anche con un notevole rispetto per l'ambiente, perché in definitiva i consumi
sono molto più ridotti, anche perché si illumina dove serve, si illumina in modo opportuno, quindi non c'è spreco di energia sostanzialmente. Questo poi lo vediamo sempre di più, e vediamo che poi quei modelli di città ultra illuminate, Hong Kong, Shanghai, Las Vegas, per dire, a parte, da noi stanno sicuramente sempre di più sparendo, un po' perché c'è la lotta di coloro che vogliono comunque vedere il cielo, diciamo, e questo è anche comprensibile per certi aspetti, ma un po' perché effettivamente si rende una valorizzazione sbagliata dei beni architettonici, mentre con queste nuove tecnologie si riesce a fare moltissimo. Quindi ad osare bene. Ad osare bene, d'altronde si riducono gli spazi e si aumentano le prestazioni. Prima vedevo scorrere un, che lo vedo laggiù, una volta c'era la parte meccanica, lo stativo che tiene la telecamera, è più o meno rimasta la stessa, è la telecamera che è ridotta in questa maniera, ma ha colpito il fatto. Diciamo che in qualche modo il LED sta facendo questo. Soprattutto stiamo cercando di far capire che per illuminare ci vuole penombra, cioè non è che, e per vedere soprattutto ci vuole penombra, cioè non c'è necessità di sparare delle grandi luci, perché sennò possiamo utilizzare delle penombre, utilizzare dei giochi di luce e fare delle cose molto molto più interessanti sotto questo profilo. E sicuramente se gli architetti del passato, che prima sono stati, io sono un ingegnere che rispetta molto e ama molto gli architetti, e quindi lo dico con... sono un po' è una rarità come ingegnere. Sono un patito. Un po', ma per esempio, allora raccontaci un aneddoto. So che hai lavorato con Jean Nouvel. Sì, a Perugia. Sì, anche con Jean Nouvel. Ecco, ma questi grandi archistar la sanno usare la luce? Sì, devo dire, io Jean Nouvel, nella mia esperienza particolare, che è stata nella realizzazione di una infrastruttura che si chiama Mini Metro, che è una struttura lunga circa 3 km di un trasporto pubblico a Fune, ma su rotaia, Jean Nouvel mi ha posto un limite che sembrava quasi invalicabile, che era quello che le stazioni in una città, la mia città Perugia, che è una città antica tutto sommato, questa modernità non doveva né di giorno e né di notte essere particolarmente disturbante. Il problema era che i soffitti di queste stazioni, parlo di stazioni che sono a scambio rapido di persone, quindi sono stazioni dove si entra come si entra in una funivia, tutto sommato, certo. E dovevano essere, erano tutti specchiati, praticamente erano pannelli specchiati. E quindi però lui non voleva che venissero forati, quindi non voleva che venisse, diciamo, interrotto. Quindi senza incassi. Senza incassi. Però illuminare una cosa specchiata, che specchia da sotto, perché non voglio incassi, era abbastanza difficile, perché lo specchio è terribile in quanto crea dei grossi abbagliamenti. Allora lì siamo riusciti a fare una cosa abbastanza interessante, che era quella di illuminare parecchio il pavimento senza che ci si accorgesse di questo, e le riflessioni del pavimento più o meno riuscivano a dare una luce equilibrata verso l'alto, che rispecchiava in modo giusto, per cui alla fine con valori di 50, 60, 70 lux, che sono per gli addetti al settore sembrerebbero molto bassi, ma estremamente uniformi, nessuno è mai caduto, nessuno, diciamo, no, soprattutto tutti quanti hanno trovato, non hanno avuto, diciamo così, non c'è stato nulla da ridire, perché fondamentalmente è stato rispettato l'ambiente e soprattutto l'infrastruttura di per sé stessa, che è abbastanza interessante dal punto di vista architettonico, Jean Nouvel ha fatto effettivamente un gran bel lavoro, è rimasta comunque ben visibile grazie appunto a questa possibilità di poter utilizzare queste sorgenti abbastanza ridotte. Purtroppo il LED ancora non era alle performance di adesso,
ma siamo riusciti comunque a fare una cosa discreta. Comunque si può sempre innovare, come dire, sicuramente innovare. Un upload del... Non è detto che si spenda di più, nel senso che certo. Si può, però bisogna usare un po' certo. La materia. Posso fare una domanda io? Prego. Di prego. Curiosità, ecco. Cioè, avete avuto esperienze nell'ambito delle luci d'artista o comunque se no di lavoro dove il progettista non è un architetto ma un artista? Uno scenografo. Perché ci sono esempi. No, un artista, per esempio, pensavo, non so, 10 anni fa quando si è inaugurato il NAI, il Museo d'Architettura di Rotterdam. Ricordo che questa grande facciata era stata progettata con l'aiuto di un artista che aveva programmato, diciamo, al computer la successione di parti luminose. Cioè era un'opera fatta, un'opera d'arte su scala urbana fatta usando, diciamo, la luce. Usando la luce. Sì, sicuramente sì. Lì, diciamo, siamo in un campo un po' diverso. Però effettivamente artisti che io vedo, beh, vedo un'amica che è Gisella Gellini, che ce l'ho proprio davanti agli occhi, che proprio è un amante ed è un'esperta in questo senso. Proprio diciamo espressioni artistiche fatte con la luce, sì. Sicuramente ci sono e sono importanti. Diventa fondamentale che la luce ambiente, diciamo, della città permetta di poter realizzare queste opere sostanzialmente. Però sì, ci sono questi tipi di... e si ottengono degli ottimi risultati. Oggi direi di più, i LED, potendo anche giocare molto sulle colorazioni, in particolare l'artista sulla regolazione, sulla colorazione è molto, molto sensibile. Sì, perché anche in opere di interni c'è tutto un filone di artisti, molti, esatto, americani, ma non soltanto, sì. Turner e altri, certo, che lavorano proprio con i LED per creare delle cose meravigliose, ecco, quindi sì, è un settore che è molto affascinante. E qualche altro aneddoto legato a un altro progettista che ti ha imposto delle cose molto particolari, sei riuscito a risolvere? Renzo Piano a Rochamp. Un altro è stato Italo Rota, che non so se c'è stasera, comunque è un caro amico che aveva inventato il Piru Piru, è una cosa il strana. Piru Piru. Cioè, il Piru Piru era un cilindro con un'elica con una luce, diciamo, sotto l'elica, e l'elica doveva creare in un ambiente che poi era una rocca, diciamo una rocca cinquecentesca. Doveva creare, sì, diciamo, sì. Questi movimenti di luce molto leggeri, e poi però ci furono qualche problema tecnico su questi benedetti Piru Piru. Ma con i LED sempre? No, se c'erano i LED il problema non sarebbe, ci sarebbe stato. Sì, perché parliamo degli anni 90. Parliamo degli anni 90, sì. Certo. Purtroppo è un pezzo, quindi, che faccio, sì, questo mestiere. Quindi cosa avete usato? No, allora, alogene? Sì, diciamo che fino all'avvento del LED, sostanzialmente, quando parlavi di qualità della luce, per forza di cose dovevi andare su alogene, quindi chiaramente alogene o l'incandescenza, diciamo soprattutto l'alogena come sviluppo dell'incandescenza, che era quella che dà la resa cromatica migliore, che dà le condizioni migliori. Purtroppo l'alogena ha una serie di problemi che oggi, diciamo, grazie all'utilizzo del LED si riesce ad avere caratteristiche sostanzialmente simili ma con consumi estremamente ridotti, e soprattutto con la possibilità di mantenere, cioè di avere delle durate di vita maggiori, perché poi purtroppo noi ragioniamo, facciamo tanto, poi diamo in mano non per dir male, a certe municipalità che la manutenzione la fanno in modo estremamente approssimativo, per cui tutto il tuo sforzo di fare una cosa fatta bene, poi alla fine viene fuori che 2/3 delle lampade sono spente perché nessuno le va a sostituire, e praticamente il tuo lavoro si svilisce, e questo oggettivamente dà fastidio. E quindi lì sta alle imprese anche far sì che ci siano dei sistemi. Sì, questo il LED aiuta tantissimo, perché la durata di vita di un apparecchio LED è, ma possiamo dire, 20-25 volte superiore a quella di una lampada, una lampadina classica, una lampada alogena. Quindi sotto questo aspetto è estremamente positivo.
Ma siamo alla, diciamo che il LED sarà l'ultima frontiera da qui a 20-30 anni, o per esempio, perché alla Climate House di Bolzano a gennaio prossimo hanno lanciato durante la presentazione stampa questo laboratorio per il futuro delle metropoli, dove dicono che presenteranno questo BIQ, che è il primo edificio al mondo che avrà delle performance del futuro. Cioè facciate a reattori bio con microalghe coltivate dentro pareti di vetro, energia e luce sviluppate attraverso la fotosintesi. Cioè quindi, come dire, la nuova frontiera va verso l'organico, tenderà, diciamo, come per il riscaldamento si sta cercando di superare, Bolzano è sempre pilota lì, con la cogenerazione, quindi usi il calore che c'è direttamente nel terreno e superare i combustibili, forse si arriverà anche a un livello in cui la luce, soprattutto per grossi edifici, non per le nostre piccole case, potrà bypassare anche lì un'energia composta, diciamo, sempre dipendente in qualche modo da una fornitura, no? Di questi. Qui ritorno a essere un po' ingegnere, mi prendono un po' i brividi su certe cose. Volevo provocarlo appunto. A parte le battute. Cioè io, diciamo, l'aspetto ingegneristico è quello di stare un po' più con i piedi per terra. Bisogna considerare che è vero che le tecnologie si accorciano nei tempi gli sviluppi. Però non ci dimentichiamo che il mondo dell'illuminazione praticamente ha vissuto per anni sulla lampadina, poi per circa 30 anni, diciamo così, ha vissuto sulla tecnologia della lampada a scarica, che sono dalle fluorescenti alle lampade ad alogenuri metallici, a vapore di solido, quelle che troviamo nelle nostre strade. Tutto sommato, per 20-30 anni, mentre gli apparecchi hanno migliorato molto le loro performance, eccetera, tutto sommato gli apparecchi, le lampade a scarica, le lampade in generale, sono rimaste abbastanza statiche. Allora, se facciamo una proporzione, probabilmente il LED dovrebbe durare circa 20 anni. È vero che il LED in questo momento è ancora in una curva, non ancora non più forse esponenziale, però è ancora in una curva da crescimento notevole dal punto di vista della tecnologia, quindi sappiamo che possiamo già immaginare che arriveremo a dei rendimenti ancora maggiori di quello che oggi viene dato. Attenzione, il LED di per sé stesso come semplice elemento ha dei rendimenti luminosi molto elevati, gli apparecchi a LED in questo momento hanno dei rendimenti del tutto comparabili con quelle che sono le lampade, gli apparecchi a lampada a scarica. C'è il fatto che l'apparecchio a LED è modulabile, fondamentalmente è possibile utilizzare potenze più basse e quindi illuminare come serve, non in modo eccessivo. Però volevo dire, io credo che si potrà migliorare molto, ci potranno essere gli OLED, le cosiddette lastre luminose, detto in termini molto banali. Sicuramente si crescerà, però personalmente in questo momento credo che il futuro nei prossimi 5-10 anni ancora debba esprimere la potenzialità di questa apparecchiatura, che sostituirà sicuramente piano piano un po' tutte le sorgenti luminose. Ecco, ma allora il pubblico, adesso noi qua parliamo di macro spazi grandi, l'architettura delle città, edifici pubblici, commerciali, ma i poveri tapini che hanno appena dovuto fare lo sforzo di passare dall'incandescenza alla fluorescenza compatta e da lì adesso devono affrontare, in una casa diventa improponibile, non puoi prendere la tua meravigliosa lampada di Sarfatti, per esempio, che è esposta alla Triennale di Milano, e buttarla via perché non riesci più a metterci qui dobbiamo anche fare un po' di chiarezza, c'è molta ignoranza che viene un po' manipolata anche da chi, dai media, perché spesso con certa superficialità, questo è un po' il difetto della nostra epoca, vengono date delle informazioni spot che a volte sono fuorvianti.
Cioè, non è vero che se io vado al supermercato non trovo più la lampadina ancora la trovo. Si chiama magari alogena, sembra, c'ha qualcosina di diverso, è da 70 watt e fa la stessa, gli stessi lumen di una lampada da 100, per carità, però è ancora possibile. Se io oggi devo illuminare una cantina, un ripostiglio, e ci metto una lampada LED, una lampada fluorescente compatta, sicuramente faccio un errore, perché ancora oggi io personalmente a casa mia ho una lampadina che quando non le trovo più metterò questa alogena, utilizzerò quella, perché detto in modo un po' banale, il gioco non vale la candela, nel senso che il costo dell'apparecchio a LED, della lampada LED, della lampada fluorescente, per il risparmio che può dare in quelle condizioni è veramente eccessivo. Fra l'altro la lampada fluorescente compatta in particolare, quella che per prima ha sostituito la lampadina, soffre molto di più le accensioni e gli spegnimenti, infatti. Quindi è la meno adatta per fare questo tipo di discorso. Quindi per certi ambienti ancora la lampadina, secondo me, si può tranquillamente usare. Ma se per decreto i produttori non possono più produrle, no. Certo che poi magari i magazzini ancora sono pieni, no, però... Ma per decreto, diciamo, non si possono produrre certe lampadine, però quelle con un certo tipo di classe, che sono queste che le dicevo prima, sì, classe energetica maggiore, ancora si possono produrre. Ancora per un annetto, ma poi ancora, dopo i cinesi le avranno sempre in magazzino. Anche qualcosa meglio. C'è qualcuno che vuol fare delle domande ai nostri esperti, visto che... Oh, benissimo. Allora, passiamo il gelato. Parla la donna. Grazie. Bene. Allora ce l'ha. Presento, sono Gisella Gellini, sono architetto. E per informazioni, il 9 di ottobre inizio un corso che si chiama al Politecnico Light Art e Design della Luce. Questo perché ho sentito molto parlare di, cioè, ho sentito poco parlare di cultura della luce. Come mai gli artisti non sono mai presi in considerazione? Gente che ha dedicato la vita alla luce, gente che ha studiato la luce, gente che studia la luce naturale e artificiale. Sento parlare di luce artificiale, ma pochissimo di luce naturale. Sento parlare di inquinamento, ma sembra che nessuno viva l'inquinamento. Ma signori, ma usciamo, vediamo dov'è tutta sta Milano pulita, bella, colta, piena di mostre. Io non so. Allora, io sono cieca. Giriamo la domanda. Si deve mettere gli occhiali. Grazie. Sì, ma non so, no, in effetti la sua è più una lamentazione che non un grido d'allarme che non una domanda, perché cioè, innanzitutto mi posso dire che abbiamo parlato di progettisti, diciamo, tutto il tempo, quindi si è fatto il nome di piano di Jean Nouvel, di Italo Rota, quindi questo, diciamo, non è che non si è parlato di questo. E quando dico progettista non intendo, diciamo, soltanto un tecnico, ma evidentemente, diciamo, una persona che abbia innanzitutto una concezione, diciamo, dello spazio luminoso che c'è nella sua testa, perché la luce come l'utilizza Piano è completamente diversa da come l'utilizza Nouvel, e le sperimentazioni di Italo Rota sono ben note, diciamo, anche attraverso la terminologia che ci ha appena ricordato il nostro amico ingegnere del Piro Piro. Quindi, diciamo, questo ovviamente non siamo in un'aula universitaria, non possiamo fare un seminario con tutte le sue articolazioni, però mi sembra che questo tema, diciamo, sia stato abbondantemente coperto, perlomeno all'uso. Io, diciamo, personalmente avevo fatto quella domanda perché mi interessava capire se anche, diciamo, un ingegnere, una industria, diciamo, che è sul mercato internazionale come la Guzzini, si fosse trovata, diciamo, concretamente ad entrare invece in sintonia con la programmazione di un artista. Ma per me le luci d'artista sono importantissime, non soltanto quelle che fanno a Torino, il Festival delle Luci d'Artista di Torino, ma in generale avevo ricordato Tarnell ed altri, Rachel Welch eccetera, che hanno lavorato e che lavorano sul tema della luce, e perché mi sembra, diciamo, importantissimo. Ma naturalmente le due cose non sono esclusive, cioè non è che una escluda l'altra, ma noi dobbiamo pensare ad una logica in cui il soggetto fondamentale è lo spazio e la città,
e lo spazio e la città sono diverse, non sono delle entità diciamo astratte omologabili, cioè ogni città ha una sua diversità, ogni spazio anche interno ha una sua esigenza, e quindi diciamo l'intervento di un artista, di un architetto, di un progettista eccetera eccetera deve variare su una gamma che ovviamente diciamo la tecnologia mette a disposizione, come una volta la tecnica del pigmento pittorico era a disposizione, che ne so, di Masaccio anziché di Giotto, perché senza il suo supporto tecnico non poteva far nulla. Quindi questo è un elemento che non è in contrasto, ma anzi è intrinsecamente diciamo legato alla natura stessa dell'espressione. Per cui diciamo io personalmente ritengo che gli artisti siano importantissimi, bisognerebbe anche coinvolgerli di più, ma credo che diciamo, sia una pratica anche di molti architetti in opere complesse come progettazione di musei eccetera, di coinvolgere molte volte diciamo, artisti, ovviamente su un piano di una sintonia che esiste tra due diversi tipi di progettisti, progettista dell'arte e progettista dello spazio. Grazie. Prego. C'è qualcun altro? Sì. Buonasera, sono Moreno Gentili, un artista che mi occupa di comunicazione, sto lavorando a uno studio proprio sulla Fratelli Guzzini. Volevo rispondere all'architetto Giannini perché studiando l'archivio della Iguzzini, lei avrà una prova contraria di quello che ha detto rispetto al valore e al coinvolgimento degli architetti, alla difesa del territorio, alla valorizzazione della qualità della luce a partire dagli anni Ottanta, cioè... È anche vero che spesso e volentieri c'è una mancanza di collaborazione fra progettisti e aziende per ovvi motivi anche di mercato, ma spesso e volentieri noi come artisti, come architetti e come designer non conosciamo la realtà di alcune aziende, cioè la cultura d'impresa e la cultura dell'arte spesso e volentieri in questo paese non sono stati coincidenti se non per alcuni progetti di imprenditoria. Olivetti ne è un esempio, i Guzzini con la direzione di Adolfo ne sono un altro, cioè è questo che bisogna un po' anche conoscere, no? Allora, se parliamo di archistar, guarda caso, non è un concetto così da rinnovare. Lo stesso Iracia, che io conosco bene e leggo molto spesso i suoi interventi, per esempio sul concetto di archistar, ha detto delle cose bellissime, cioè l'archistar è stato anche un danno per l'architettura contemporanea. Questo è anche una questione di mancanza di collaborazione con la cultura d'impresa, cioè il fatto che spesso l'imprenditore, come dire, porta l'architetto ad essere una celebrità ma non viceversa, e l'architetto non potrebbe diventarlo se l'imprenditore o gli ingegneri o le ottimizzazioni dei loro progetti non venissero curati con tanta qualità, certo, e tanto amore dall'imprenditoria italiana, ecco, italiana e ovviamente internazionale, ci mancherebbe. Ecco, forse bisognerebbe avvicinare un po' più i due mondi senza quella distanza culturale che spesso e volentieri gli artisti e gli architetti hanno un po' imposto contando sulla, certo, così, necessità dell'imprenditore, certo, di evolversi economicamente, ma non è così, cioè non è sempre stato così. E guardi, vi assicuro, lo sto proprio studiando, l'archivio della Iguzzini, e Adolfo lo sa, ed è fonte di scoperte straordinarie, proprio di arricchimento culturale e di relazioni soprattutto con la cultura. Questo volevo dire, proprio perché sono coinvolto come artista, quindi mi fa molto parte, piacere, diciamo, dare un contributo. Non c'è un luogo migliore di questo Museo della Scienza e della Tecnica in cui Leonardo da Vinci ha una funzione assolutamente preponderante per dare una dimostrazione diciamo, di come quello che chiamiamo così un po' a spanne il Made in Italy sia in realtà diciamo, la continuazione di una tradizione lunghissima, quella che Renzo Piano dice sempre la bottega, no? Non chiama il suo studio, lo chiama la bottega. Ecco, questa idea che ancora diciamo, in parte per isole eccetera eccetera siamo dentro una tradizione umanistica che considera il progetto nella sua totalità, non come una divisione di saperi. Quindi il contatto diciamo, con l'industria che a sua volta diciamo, ha un laboratorio al suo interno, quindi ha una fase diciamo fortemente sperimentale, cioè non è che possiamo pensare che l'industria sia soltanto quella che fa gli stampi delle lampadine. È chiaro che c'è un know-how dietro che è il segreto diciamo ancora di quello che ci resta del successo del Made in Italy e che noi non dobbiamo assolutamente abbandonare perché è il nostro punto di forza. Ma io non dico di abbandonare, forse il mio intervento non è stato recepito. Io ho detto di arricchire il mondo della luce attraverso la light art. Cioè di non pensare che il progettista o l'architetto, perché sicuramente Renzo Piano
c'è il suo bello studio di progettazione per la parte illuminotecnica e si consulta con le persone giuste. E poi non è detto che piano dal punto di vista della luce faccia degli interventi giusti. Cioè, voglio dire, bisognerebbe anche vedere come giudicare l'architettura nell'insieme, come giudicare questo, però si rende conto che non abbiamo lo spazio per poter fare una discussione sugli edifici di piano in questo momento. Però mi auguro che la prossima volta nella tavola rotonda possa sedere anche qualcuno che porta questa parte, cioè che ormai è sviluppata, se ne parla perlomeno fuori, perché a Francoforte, chi era a Francoforte, io ho portato una mostra di un artista che faceva, che si occupa di ombre, di buio, e devo dire che a Francoforte riesco a farlo, in Italia no. Cioè, quindi voglio dire, mi auguro che la prossima volta gli imprenditori, l'amministratore e la gente prenda coscienza anche del fatto che esista un filone che da tanti anni è vivo in altre nazioni e in altri ambienti e non qui. Grazie. Sì, no, ma infatti abbiamo invitato non a caso un fotografo e avevamo anche uno scenografo, quindi voglio dire, due artisti della luce, più di così, al di fuori, diciamo, dello schema architettonico. Sì. Io vedo qua, non vorrei, ma vedo Piero Castiglioni, non ha voglia di darci un piccolo contributo su questo, l'immagine della città e l'uso della luce negli spazi pubblici, anche proprio per la convivialità, per la partecipazione della gente alla vita della propria città? Ma io sostengo che noi progettisti di illuminazione dobbiamo sempre dare un servizio, cioè avere l'umiltà di... io per esempio ho sentito parlare qui di Archistar. Noi non siamo né artisti né progettisti architettonici. Allora, spesso il nostro committente è un architetto e dobbiamo fare un servizio a lui che poi lui trasforma in servizio per la società. Quindi sempre un atteggiamento umile. E con questo, secondo me, poi si ottengono i risultati migliori. Che dire, il progresso oggi tecnologico ci permette effettivamente di utilizzare apparecchi e sorgenti impensabili solo 10 anni fa. Il problema è sempre tra la gestione e la committenza pubblica e quella privata. La committenza pubblica non ha capito ancora nulla delle grandi trasformazioni. E qui sono d'accordo con Gianni Drisaldi quando prima accennava. E normalmente nell'illuminazione urbana è quella che gioca il ruolo fondamentale. Io sostengo sempre che l'elemento preponderante in un progetto è il committente. Io mi meraviglio sempre, si danno gli Oscar ai migliori registi, ma si danno anche ai truccatori, agli attori non protagonisti. Non hanno mai inventato un Oscar per il produttore, che è il vero creatore del film, è più importante del regista. Che è quello che mette i soldi. No, lui sceglie il soggetto, sceglie il soggetto. Sceglie il direttore artistico che è il regista, forma il cast, cioè, è importantissimo. E noi purtroppo, la nostra committenza pubblica non ha dei livelli culturali che è quella privata o a quella dei progettisti e degli architetti. Mi fermo qui perché c'è qualche domanda. Grazie. E purtroppo probabilmente anche il regime di monopolio che ha avuto sempre l'energia illuminotecnica, diciamo, ha fatto sì che ad esempio nelle amministrazioni pubbliche nessuno dei tecnici preposti, dei progettisti preposti all'apparato luce della città se ne occupasse davvero, perché bastava alzare il telefono e dire: pronto Enel, senti, c'è in quella via lì, c'è un problema. Per cui voglio dire, adesso finalmente, forse, saltando un attimo tutto l'apparato del grande monopolio, ecco, forse anche
diciamo, le equipe delle varie municipalità e i vari uffici tecnici dovranno cominciare ad aggiornarsi. Per esempio, se non so se la IDI fa anche dei corsi di aggiornamento per tecnici delle amministrazioni comunali, però sarebbe anche il caso che lo facessero questi signori, di venire però a scuola, ecco, di non andare solo alle gite che fanno le aziende sul Mar Rosso, ma che vadano anche a fare un po' di aggiornamento illuminotecnico. Sì, c'è una domanda? Sì, è un piccolo intervento. Per chiarire un po' la questione arte, tecnica, illuminotecnica, in realtà in Italia abbiamo fatto sempre poco per portare la cultura della luce. Per cultura della luce intendo un sapere a 360 gradi sull'illuminazione. Abbiamo fatto poco in tanti anni per portare la cultura della luce sia nelle scuole, sia nelle università, sia nei media, sia nella società, e il risultato lo vediamo oggi. Sui LED c'è ancora moltissima ignoranza, c'è ancora qualcuno che, vedi Venezia, sostiene che le vecchie sorgenti luminose tutto sommato funzionavano molto bene, davano una luce ottima e in qualche modo vanno, non so, museificate o comunque incensate. Mi riferisco a una manifestazione evento di Mario Nanni che, per la verità, io ne ho saputo attraverso la stampa, quindi non dico nulla perché non l'ho vista di persona, quindi do soltanto, riporto la notizia della stampa. Ma comunque, tornando al discorso, chiediamoci perché quel po' di cultura della luce che riusciamo a fare nelle università italiane è praticamente concentrata nella scuola di design del Politecnico di Milano. A Milano riusciamo a fare cultura della luce perché abbiamo una serie di corsi, fra cui alcuni tenuti da me, dove effettivamente si fa. C'è un master di lighting design, qualcosa si fa a Roma ad architettura. Mi risulta che anche a Camerino si faccia qualcosa. Sì, ma se guardiamo all'Italia in Camerino generale... Camerino, esempio il nostro, per Giovanni Ceregioli, oggi non sì, è qua ma guardi noi, che è soltanto è la... in questi ultimi anni che si è mosso qualche cosa. Noi abbiamo passato decenni in cui si faceva un po' di illuminotecnica o ad ingegneria o ad architettura, ma era illuminotecnica, cioè era una materia appannaggio degli ingegneri. E l'illuminazione è sempre stata intesa dalle pubbliche amministrazioni, dai media, eccetera, eccetera, in questa dimensione, nella dimensione impiantistica, tecnico-impiantistica. Quando si parlava di luce creativa, qualcuno diceva, vabbè, ci saranno i lighting designer. I lighting design, in realtà, e ce lo ha detto, ce lo ha fatto capire bene Castiglioni adesso, umilmente serve l'architetto. Cioè, con la sua competenza tecnica, il lighting designer non fa altro che dare corpo, realizzare ciò che l'architetto ha creato. Perché la cultura della luce deve essere patrimonio di chi crea gli spazi, non di chi fa gli impianti. E questo deve essere molto chiaro. Beh, deve essere forse più una sinergia, diciamo, perché tra le varie competenze. Si tratta di portare, ripeto, la cultura della luce là dove deve essere insegnata e là dove gli organi di comunicazione possono presentarla al grande pubblico, in modo da superare questa soglia incredibile di ignoranza che a livello proprio sociale ormai esiste, certo. Lo sappiamo tutti. E quindi volevo un po', come dire, puntualizzare questa questione. In effetti abbiamo fatto tanta tecnica dell'illuminazione e abbiamo fatto poca creatività con la luce, pochissima. E quindi dobbiamo recuperare molta strada. C'è qualcuno dei nostri perduta. Ospiti che vuole rispondere? Risaldi a qualcosa, visto che la IDI magari... No. Ma fondamentalmente Gianni Forcolini ha sostanzialmente detto una cosa, ha messo un po' il dito nella piaga, cioè purtroppo in Italia non c'è stata una cultura della scuola della luce nel vero senso della parola. Ci sono dei tentativi che adesso anche piano piano stanno venendo fuori, so che anche a Napoli sono delle iniziative in questo senso. Io posso dire che noi, che per statuto dobbiamo
promuoviamo la cultura della luce, noi non è che facciamo business, ma noi dobbiamo solo fare questo, e quindi facciamo formazione e compagnia bella, cerchiamo in qualche modo di poter ampliare questo discorso. Effettivamente c'è una grossa lacuna. Quello che diceva comunque Piero Castiglioni secondo me è molto importante. Credo che il lighting designer, perlomeno anche la mia posizione come progettista di illuminazione, sia quella di capire cosa vuole il committente, nella fattispecie l'architetto, diciamo, quali sono le sensazioni che lui vuole che vengano date, e poi la nostra capacità deve essere quella di individuare la soluzione ideale per poter rispondere a quell'esigenza. Cioè, difficile è capire, ma questo è un problema di qualunque progettista. Un buon progettista prima deve fare un po' di bagno di umiltà, capire quello che vuole il committente e costruirgli la cosa più funzionale, più adatta a quelle che sono le sue esigenze. Analogamente, qui nel caso specifico, se l'architetto vuole avere determinate sensazioni, ammesso che sia l'architetto che vuole la gestione di uno spazio in una certa maniera, il progettista illuminotecnico, che è un po' di confine fra l'ingegnere e l'architetto, diciamo, come, certo, come mentalità, come approccio, deve riuscire a dare quelle sensazioni che si vogliono dare, tenendo conto di tanti fattori. Comunque io credo che ieri, ad esempio, ero a Bologna, c'era questa Lectio Magistralis di Shigeru Ban, questo grande architetto giapponese che si occupa di architettura per i rifugiati, diciamo, di architettura umanitaria. Anche lui diceva però il lavoro dell'architetto è sempre più, e davanti c'erano un sacco di studenti di architettura, un lavoro di equipe. Cioè non è che l'architetto nasce con la scienza infusa di tutta questa complessità, voglio dire, l'edificio proprio di abitazione sta diventando sempre più complesso, anche gli stessi impianti che governano l'energia, il calore, l'aria condizionata. Sì, no, volevo sì, cioè, inserirmi un attimo nella mia, diciamo, veste di docente del Politecnico. No, nel senso che il problema, diciamo, posto è un problema, diciamo, vero, che lo sperimentiamo. Si potrebbe interrogare anche sulla differente terminologia, cioè nelle scuole di design si chiama lighting design e nelle facoltà di architettura, nelle scuole di architettura si chiama illuminotecnica. Cioè già questo fatto che si occupa della stessa cosa ma abbiano due modi diversi di chiamarsi è indice, diciamo, di un'attenzione, come dire, diversa al tema. Allora, quindi su questo è ovvio che, diciamo, il Ministero, le università, eccetera, nei loro programmi devono ripensare, perché certamente la professione dell'architetto, la sua cultura, i suoi saperi oggi vanno ripensati profondamente, ma continuiamo a fare una riforma ogni due anni, ogni tre anni, ma sono soltanto riforme sulla carta, diciamo, che sono come degli accorpamenti aziendali, però praticamente non si sente mai, diciamo, ahimè, una riforma o un dibattito che si incentri invece sul mettere a fuoco che cosa sia oggi questa figura. Però è anche vero, e quindi qui volevo rimbalzare, rilanciare la palla ad Adolfo Cuzzini, che forse da parte anche, diciamo, delle industrie più sensibili bisognerebbe che loro si muovessero anche in questo senso, di fare un'azione di promozione e di collaborazione sempre in quella idea, diciamo, del lavoro a rete con le università, per esempio aiutando anche, se vuoi, a creare delle cattedre, per esempio con personale, diciamo, specialistico, che possa portare, diciamo, effettivamente in comunicazione questi saperi, istituendo dei laboratori misti, creando, non so, dei dottorati. Cioè ci sono tanti sistemi. E forse questa attivazione farebbe bene sia a voi che a noi. Comunque di sicuro trattiamo un tema di un'importanza fondamentale per il benessere delle persone. Sicuro. Perché vivere in un ambiente mal illuminato, che sia esterno, che sia interno, è sicuramente una cosa, una cosa negativa. Beh, comunque, chiamati in causa, direi che vorrei ricordare un po' a noi stessi che non essendoci state cattedre di illuminotecnica o di illuminazione architetturale o di illuminazione artistica nelle facoltà che noi conoscevamo nel 75, perché c'era un'unica cattedra a Napoli governata dall'ingegnere Di Fraglia, che
no, chi lo conosce se lo ricorda bene, ecco, che è stato anche nostro consulente, ma diciamo, grazie a Dio abbiamo avuto prima il professor Manzoni di Milano, che è stato, secondo me, per quanto è stata la nostra esperienza insieme a Piero, no, i primi light design italiani, perlomeno coloro che... Cioè noi come azienda ci siamo fatti carico, e non da soli, ma per quanto riguarda l'Italia, di scrivere, di fare il primo abecedario in lingua italiana di un'azienda italiana, perché l'unico abecedario di illuminazione architetturale che c'era era quello della Philips, tradotto dall'olandese all'italiano. Risaliamo agli anni 75. Abbiamo scritto diversi libri collaborando con diversi architetti, light designer stranieri e italiani, per parlare dell'area museale, dell'area artistica, più artistica, dell'area monumentale e di quant'altro. Pertanto siamo stati costretti noi a creare all'interno assumere degli architetti, assumere dei laureati nell'architettura o belle arti comunque, per in qualche modo acculturarli noi attraverso dei docenti stranieri, dei formatori stranieri, da Van Malotki a Louis Clair per la sua parte, a degli inglesi eccetera, in qualche modo per avere e portare la cultura dei diversi approcci che c'è nella illuminazione degli spazi, sia di interni che di esterni. Grazie a Dio anche in Italia c'era l'AID, che era purtroppo troppo tecnica e ingegneristica, e che si sta cercando, facendone parte, grazie alla guida di Grisaldi e del direttore Oldani, a in qualche modo rilanciare quella che dovrebbe essere un istituto di cultura generale sui problemi dell'illuminazione, no, complessiva. Non creando normative, perché con la normativa uno non ci va troppo in là, però comunque delle linee guida devono esserci, perché bisogna sempre tenere in conto i parametri, non solo... Allora, l'opera d'arte è una cosa, e parliamo dell'arte di Mario Sasso, di tanti altri bravissimi interpreti in termini di artistici della luce. Ci sono stati, per esempio, Paolo Targetti è stato un'azienda che nel momento in cui noi ci siamo mossi in un modo, lui ha cercato di rispondere promuovendo un'altra cosa, sempre in un settore molto importante per la sensibilità o quant'altro. E così è nata anche una competizione che ha creato una cultura dell'illuminazione degli spazi in Italia. Parlo dell'Italia, non parlo degli altri paesi. Ciò che manca in tesi di laurea, stage in azienda, li facciamo con i ragazzi del Politecnico di Milano o di Napoli o di altre città, sono continui, e i nostri uomini sono presso gli istituti, le università, gli istituti di formazione superiore. Ma chiaramente non è solo un'azienda che può fare questo, dovrebbe essere il sistema. Allora, tornando anche al problema di prima, il primo problema importante è che ci siano dei committenti di qualità. Per essere committenti di qualità bisogna che abbiano quella cultura di base che li fa capire loro l'importanza di quanto un'architettura, di quanto un'illuminazione degli spazi, di quanto gli aspetti complessivi diano valore all'azienda stessa. Allora, nel settore del privato c'è stata la Biennale di Venezia, da Adriano Olivetti in poi, no? Ci sono state molti, diciamo pure campioni, perché poi sono tutte aziende esportatrici, tra l'altro quelle che hanno sposato questo progetto. Purtroppo la committenza pubblica è assente, non parliamo delle municipalizzate. Questo è il grande limite di tutto ciò che noi stiamo cercando di fare. Si renda conto, nel 2000, che mi sembra era sindaco ancora Veltroni a Roma, che comunque era un uomo che senz'altro aveva una conoscenza e una cultura particolare, non assolutamente comune a tanti politici, ha voluto Roma illuminata. Pertanto in riunioni che si faceva, in cui siamo stati anche noi invitati, ci ha chiesto di collaborare affinché tutti i palazzi storici, i ponti sul Tevere eccetera, venissero illuminati. L'invito è stato raccolto, ma i progetti di illuminazione di questi palazzi o ponti, i progetti veri di illuminazione sono stati pochissimi, è stato il nostro, quelli di un'altra azienda, perché il resto erano tanti faretti messi lì per fare delle chiazze di luce. Allora, non è che stiamo molto avanti. Ecco, non stiamo molto avanti. Io prima facevo riferimento nell'introduzione all'importanza invece proprio della cultura, di far passare questo progetto culturale
nell'ambito della classe dirigente, perché la luce è un valore importantissimo, perché al di là di dare di notte dalla terza dimensione, insomma, oppure dalla quarta dimensione, dipende da come mettiamo, perché già la terza dimensione ce l'ha, no, teoricamente, ma la vediamo sempre piatta. Dopodiché esistono artisti, poi c'è l'high design con sensibilità diverse, perché giustamente è così, come d'altronde tra gli imprenditori, ma noi abbiamo avuto l'high design che hanno inventato dei sistemi nuovi di illuminazione, cioè l'illuminazione verticale è nata in Italia, l'illuminazione dal basso verso l'alto, radente, no, i muri, per segnare i modellati, è stata progettata in Italia, la prima installazione è stata fatta nel 1990 nella AEA di Milano, se ricordo bene, non vorrei commettere errori, e da lì poi nascono, no, certo, un po' la storia di tanti altri che sono entrati sfidando e pertanto, no, facendo ricerca, sperimentazione in laboratorio, perché, no, bisogna avere anche dei piccoli laboratori per sperimentare come la design e vedere che cosa si può fare per, cioè, piano piano, ecco, però tutti i progetti nascono in gruppo, cioè prima il design ha detto che umilmente servono, ma è vero che lo fanno, ne conosco tanti, non solo italiani ma anche stranieri, ma è sempre loro di equipe, come l'imprenditore che sviluppa prodotti del genere lavora in stretto contatto con l'architetto o l'industrial design per sviluppare un prodotto, ma mette intorno al tavolo la persona che è capo dello sviluppo del prodotto, mette intorno al tavolo l'aspetto ingegneristico di controllo, di produzione, di quant'altro, con anche a volte persone esterne per aiutare a definire i brief, perché sono gli elementi essenziali, certo, per avere un progetto di qualità. E allora quando si fa poi l'illuminazione artistica, monumentale che sia, allora innanzitutto si toccano le sovrintendenze in Italia, cioè poi l'Italia ha una procedura che non c'ha molti paesi esteri, ma in Italia dobbiamo intervenire, chiedere alla sovrintendenza che cosa intende fare, no? All'assessore all'urbanistica, no? Alla cultura, o lavori pubblici, e secondo le competenze che cosa vogliono fare e come vogliono farlo, cioè c'è un confronto continuo tra i diversi attori del progetto, che è ovviamente il light designer, l'amministrazione, il committente pubblico e in questi casi anche le sovrintendenze. E già sapere che le sovrintendenze ognuno la pensa a modo suo, cioè questo dimostra quanta libertà e quanta capacità creativa l'Italia ha, ecco, ma con questa eccessiva creatività non andiamo da nessuna parte. Grazie. Vorrei aggiungere che a Roma ci sono 3 sovrintendenze, ecco. Anzi, noi che abbiamo lavorato ai fori imperiali, 4, perché ce n'è anche una dei fori imperiali, poi c'è quella municipale, c'è il Ministero dei Beni Culturali e quella di diritto regionale, ecco. Ma volevo aggiungere una cosa, sempre parlando dell'amministrazione pubblica. Mi è capitato all'assessorato all'ambiente qui a Milano di parlare di Lussi. Lussi Association è un'associazione tra 60 città, una sessantina circa, nel mondo, che vogliono valorizzare i loro luoghi attraverso la luce. Italia ne ha 2 di città, Torino e Milano, che aderiscono. Il nostro assessorato non lo sa. Il politico si può capire che non lo sappia, ma il funzionario non lo sanno. Non sanno di essere in questa associazione. Questo è un paradosso. Quindi lei dice la necessità di parametri. La necessità di capire con che stile si interviene. Io mi ero creata una mia idea, ma però ve la pongo così e non ve la metto certo come una così. Per esempio, rifacendomi a quella che è la pittura, la storia della pittura italiana, se noi vediamo tutta l'arte del 400, le luci e le ombre non ci sono, pochissimi sono i pittori che usano l'ombra. Nel 500, verso la metà del 500, col manierismo comincia il contrasto e l'ombra, per poi esplodere nel 600 con tutto il contrasto del barocco e anche del romanticismo. E allora pensavo che questo criterio, per esempio, potesse essere utilizzato anche per gli edifici del 400,
tenuti più leggeri, più soffici, illuminati senza forte contrasto, perché mentre invece quando ci trovavamo in un edificio barocco la luce poteva venire anche dal basso, poteva dare anche un forte contrasto. Ma questa era una teoria che io mi sono fatta. E grazie, accettiamo il contributo, ecco. E sentirei magari un parere a spot. Per favore fermatevi dopo, perché dobbiamo fare un brindisi tutti insieme. Rapidissimo. Al buon umore. Allora, prima... Rapidissimo per rispondere, in teoria dovrebbero esserci i piani regolatori della luce che dovrebbero definire i criteri e i parametri a cui attenersi, quindi in teoria dovrebbero essere quello che suggerisce, è interessante, ma dovrebbe essere recepito nell'ambito di questi piani regolatori. Sì. Allora io direi, visto che però di cose da dire... Casati, volentieri. È aperto, sì. No, volevo chiudere questa parentesi di lamentele, perché è un brutto vizio nostro sempre di parlarci male addosso, ma la luce o tutto quello che riguarda il talento e della creatività, perché non si parla mai di creatività, è nata a Milano, è nata in Italia, cioè voi, sono passati 50 anni, ma il padre di quel signore, pigliando delle lampadine che venivano messe sulle macchine da cucire e mette una in fila all'altra e infilandole in un tubo trasparente ad aspirapolvere, ha inventato un soggetto flessibile di luce. Queste sono quelle importantissime. Tutto il resto riguarda lo scibile, le conoscenze tecniche, scientifiche, quello che volete, ma se dietro non c'è il talento, e la cosa che noi abbondiamo è proprio questo. Il signor Guzzini era un ragazzino quando ha cominciato a fare queste cose, ma hanno rischiato... parlo di 50 anni, hanno rischiato l'azienda nella sperimentazione. Noi gli facevamo fare delle cose folli e loro le facevano. Hanno buttato via montagne di denaro. Cioè questa cosa deve continuare in Italia, perché l'unica nostra possibilità che abbiamo, e questo vale anche per l'università, il problema dell'università è che non, soprattutto nella luce come nell'architettura, non può essere una cosa di massa. Il talento non è di massa. L'altra cosa che volevo accennarvi è dell'illuminazione degli edifici. Ma avete citato Ponti, guardate che Ponti odiava gli edifici illuminati. Non avrebbe mai voluto che un suo edificio o un edificio di una città fosse illuminato. Gli edifici possono essere autoilluminanti. Tu citavi giustamente il controluce delle finestre. Ma di notte ci sono solo dei quadratini luminosi, ma tutto l'edificio può essere luminoso. Basta vedere la cattedrale di Taranto. Grazie. Io direi con questa nota possiamo salutarci e magari sarete aggiornati sui prossimi appuntamenti che Guzzini farà itineranti, spero, nelle grandi città. Okay. Diamo una copia.